Grava, la mette dentro, Vampa, poi c'è un giocatore di Napoli a terra, poi il tentativo di inserimento di Dallabona, solo fallo laterale, protesta lungamente, Domizzi, ha morito anche Domizzi, che sta accadendo, amici. Non dobbiamo più, abbiamo visto che tipo di arbitro è, non andiamo a protestare perché perdiamo solo minuti. Ha protestato per un fallo che forse c'era, pallone dentro, area di rigore, la spizzata di Sosa, Amsic, cavolo! Più bello all'ultimo minuto e il Napoli ha segnato all'ultimo secondo con Marek Hamšík 2-2, è giusto così, per la miseria, che fatica, amici all'ascolto, civette, cornacchie, uccelli del malagurio. Ha cacciato via a chi? Reia, se non sbaglio. Cornacchi a casa, i tanti gufi, Pino, ti assicuro, ci sono tanti uccelli del malagurio che erano pronti a iniziare da stasera a domani la loro guerra, la loro battaglia anti-Napoli. A casa gufi, a casa civette, a casa cornacchie. Pallone deviato, mi sembra, però è finito poi nell'angolo. No, ma a un certo punto ho visto Ballotta saltare, ho detto prende anche questo, me ne vado. Me ne vado. Dai, adesso va bene così. 2-2, aspettiamo il fischio dell'arbitro al 50esimo, arriva! Lazio 2, Napoli 2! La rabbia della Lazio, ma il punteggio è giusto! Non c'era la vittoria della Lazio. Siamo obiettivi. Napoli ha fatto una grande partita. Siamo obiettivi. Non c'era la vittoria. Adesso il terzo tempo. Vediamo se lo fanno il terzo tempo. Perché c'è un po' di rabbia in campo. Però la Lega ha stabilito che va fatto il terzo tempo. E vediamo. Ma a discrezione. Cettare. Sì. Che se la prende con Domizzi, è un terzo tempo un po' che va a farsi benedire, grande tensione in campo, assolutamente, cose censurabili, atteggiamenti censurabili da condannare, però ho visto Tare, io non capisco la protesta nei confronti dell'arbitro da parte della Lazio, cos'è accaduto qui? A me, preso dall'enfasi di sarà sfuggito. Io sinceramente sono contento così, e poi tutto quello che ci ha fatto l'arbitro. C'è l'espulsione che grida vendetta. Incredibile. L'espulsione di Blasi grida ancora vendetta. Gigi Ermetto con Carlo Franco.